Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio confidenziale è stato classificato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. Il mondo è governato da lobby che mercanteggiano con il petrolio, arricchendosi ai danni della collettività. Queste lobby tirano le file di apparati militari come la NATO, portando guerre a pretesto ovunque vi sia il petrolio. L'Afghanistan, l'Iraq e la Libia hanno pagato con il sangue il tentativo occidentale di egemonizzare queste zone con lo scopo di sottrarne le risorse. L'avvento delle nuove tecnologie e l'ottimizzazione della produzione industriale sta facendo calare vertiginosamente il costo delle fonti di energia pulita. Tutto ciò sta portando le lobby del petrolio a saltare, il sistema si sta per spaccare a favore di fonti energetiche pulite e gratuite, il fotovoltaico è pronto per rimpiazzare in maniera repentina le altre risorse energetiche. Tutto questo rappresenta uno spauracchio terrificante per le lobby, le stesse lobby che dominano l'Occidente. L'Unione Europea, diretta da dei servi asserviti alle lobby, spaventata dal crollo del costo dei pannelli solari, ha imposto ai produttori cinesi un costo minimo e messo delle tasse sull'importazione violando sia le proprie regole che quelle internazionali. L'Unione Europea ha imposto alla Cina di fare cartello sui prezzi, proprio ora che le nuove tecnologie sono in grado di produrre pannelli solari in quantità così numerosa e conveniente da liberare l'Europa dal gioco dei potenti guerrafondai. In tutto questo ci sono delle contraddizioni eclatanti, l'Unione Europea impone un prezzo minimo alla Cina e l'Italia invece offre degli incentivi a chi acquista sistemi di energia rinnovabile. L'Europa inganna i propri cittadini asserendo che si tratta di misure per tutelare l'industria, ma stranamente non esiste alcun dazio per l'importazione dalla Cina di prodotti manifatturieri di altro genere. Prossimamente aspettatevi dei dazi anche sulle lampadine a basso consumo, anche queste limano la dipendenza energetica, i cittadini europei devono rimanere succubi delle lobby altrimenti il giocattolino si spezza. Siamo in mano a dei farabutti asserviti ai potenti che manipolano l'informazione. Questi impostori faranno la fine dei totastri. Distruggete questo messaggio.